Oggi parleremo dell'area metropolitana, della città metropolitana e delle comunità montane e isolane. Si tratta anche in questo caso di argomenti tecnici, ma riguardano alcuni aspetti dello sviluppo delle nostre città e della struttura amministrativa che deve essere rapportata a questi cambiamenti. Chiariamo innanzitutto cosa si intende per area metropolitana. L'area metropolitana è quella zona, quell'area dove vi è una aggregazione di comuni, si dice limitrofi, cioè con aggregando l'uno all'altro. Questa aggregazione è stata determinata dal fatto che molte città, specie sotto lo sviluppo industriale, si sono sviluppate, ampliate, sono diventate delle città metropoli, con molti abitanti. Ci sono alcune città che superano il milione e sono diventate il centro di nuove realtà urbanistiche e amministrative. Ecco la necessità di modificare il vestito giuridico di queste nuove realtà, e il primo dei quali è l'area metropolitana, che riguardano tutta una serie di comuni e che hanno dei riferimenti anche con gli altri comuni vicini. Le aree metropolitane sono quelle che comprendono i comuni di alcune particolari città: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, eccetera. Quindi l'area metropolitana è un'area che coincide, se non in tutto o in parte, con la provincia di cui avevamo parlato e che si può sostituire ad essa. La delicatezza e la fragilità dell'attuale situazione della provincia lo si vede anche da questo fatto che l'area metropolitana tende a sostituirsi alla provincia e la delimitazione territoriale dell'area metropolitana è stabilita dalla regione. Come è organizzata l'area metropolitana? Nell'area metropolitana l'amministrazione locale si basa su due livelli, la città metropolitana e il comune. Come vedete, inserire una struttura amministrativa in una nuova realtà in movimento non è certamente una cosa facile. E si vede come questi organismi sociali, area metropolitana, comuni, e adesso vedremo città metropolitana, sono sì tutta una serie di enti indicati sulla carta, stabiliti in varie leggi, ma si ha l'impressione che queste organizzazioni siano come una cosa viva, che hanno una loro vita, una loro vitalità, un loro ampliamento. E la struttura amministrativa deve seguire, e non è sempre facile, queste modificazioni. La città metropolitana è considerata dall'articolo 114, primo comma della Costituzione, è uno dei soggetti che costituiscono la Repubblica e acquisirà probabilmente, sotto questo aspetto, le funzioni della provincia. Ed è lo statuto della città metropolitana che riguarda il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le stesse funzioni. Quindi, ripeto, a memoria di chi vi parla, non bisogna confondere l'area metropolitana, che è una zona, un'area, e la città metropolitana, che invece è un ente. Quindi, la nuova realtà dell'area metropolitana e della città metropolitana comporta tutta una serie di conseguenze, tra cui quella che abbiamo visto in ordine alla provincia. Naturalmente tutto questo comporta una serie di cambiamenti anche rispetto a determinate funzioni. Insomma, anche i problemi dell'area e della città metropolitana sono in sviluppo, in adattamento e con ogni probabilità tutto questo sarà risolto nel nuovo testo unico degli enti locali, che dovrà certamente essere riveduto.
Aggiungasi un'altra cosa, che con la creazione della città metropolitana, quando questo non coincide col territorio della provincia, è indispensabile a delimitare di nuovo le circoscrizioni provinciali. Insomma, vi è tutto un cambiamento che è ancora in via di definizione. Certo che dal punto di vista della razionalizzazione di queste organizzazioni, la creazione da un lato dell'area metropolitana, ma specialmente della città metropolitana, segue un criterio di carattere logico. Noi abbiamo però nel nostro ordinamento anche le cosiddette comunità montane e in taluni casi anche le comunità isolane. La comunità montana era nata originariamente come un consorzio, cioè un'associazione obbligatoria di comuni, e poi si è sviluppato diventando un ente locale, un altro ente per la valorizzazione delle zone montane. La comunità montana non è prevista nella Costituzione, non sostituisce i comuni. Questa è una critica che è stata anche fatta, ma aggiunge la propria struttura ad attività per cercare di risolvere i problemi della montagna, problemi che fino adesso non sono stati presi in considerazione come la materia meritava. È inutile che stia qui a indicare le varie ragioni per cui i problemi della montagna non sono stati presi in debita considerazione. È un patrimonio non soltanto materiale, ma di vario genere che non è stato valorizzato e si determina adesso, cosa molto grave, uno spopolamento da parte di zone di montagna, un abbandono di determinate attività che avrebbero potuto essere utili. In ogni modo, allo stato attuale noi abbiamo la comunità montana che è creata con legge regionale, con un obiettivo certamente utile e positivo, cioè di salvaguardare l'omogeneità geografica e socio-economica della comunità. Questo problema ha sollevato anche qualche dubbio, perché queste dimensioni della comunità montana non sono fissate a priori. La legge regionale, che fino adesso ha disciplinato le comunità montane, è stata oggetto anche di alcune critiche. Da un lato perché sono state previste le comunità parzialmente montane e poi l'inserimento nelle comunità montane anche dei comuni confinanti. L'obiettivo delle comunità montane è certamente positivo, il modo come sono state organizzate ha sollevato determinate critiche e conviene qui ricordare che ogni comunità è disciplinata anch'essa da uno statuto, quello è una specie di perno obbligatorio per la struttura e per la disciplina di un ente. Ha un organo rappresentativo, un organo esecutivo e una presidenza. La presidenza è composta da sindaci, assessori e consiglieri dei comuni partecipanti. I problemi che ci sono anche della comunità montana, che richiedono sempre delle nuove risorse, sono notevoli. Gli obiettivi sono positivi. L'attività delle comunità montane fino adesso è stata limitata, anche perché le risorse sono state limitate. Si è voluto creare anche la comunità isolana, detta anche di arcipelago, che può essere istituita da ciascuna isola o arcipelago di isole dove ci sono più comuni, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna. Le regole giuridiche della comunità montana si applicano anche a queste comunità isolane o di arcipelago. Però le critiche che sono state rivolte e che sono rivolte nei confronti di queste nuove strutture permangono. Permangono non per insipienza o incapacità delle persone, ma per un problema anche di risorse, perché la creazione di un ente non può essere stabilita soltanto sulla carta, si tratta poi di vedere lo sviluppo, l'attività e
e tutto questo presuppone delle risorse che allo stato attuale sia le comunità montane sia le comunità isolane o di arcipelago non hanno. Tutto questo però conferma sempre come la struttura amministrativa di una serie di enti e di organi non è certamente una cosa facile. Deve adattarsi ad una realtà che è una realtà in movimento, per giunta che subisce anche il vento politico da una parte o dall'altra, e tutto questo si riverbera sulle strutture amministrative, che presentano o dovrebbero presentare una certa flessibilità, ma che di fronte a questo rapido cambiamento che vi è nell'economia, nei vari aspetti della vita pubblica, le strutture rimangono ferme, irrigidite, mentre invece dovrebbero quasi adattarsi a questi rapidi e importanti cambiamenti.